is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. Come stiamo? Andiamo? Tutto bene? Tutto a posto? Miro, grazie per i 20, Palatino. Allora, Papere, devo farvi una confessione. È giunto il momento di dirvelo. So che potrebbe essere una cosa un po' difficile, però ve lo devo dire, vi devo fare questa confessione. Ammetto che giocando a Baldur's Gate mi sono innamorato della chierica e quindi di conseguenza... Devo dire che probabilmente, cioè, voglio dire, naturalmente amo molto di più Naomi, chiaramente. Cioè, è ovvio che Naomi rimane lo stesso l'amore della mia vita. È normale che non amerò mai nessuno come lei, naturalmente. Quello che intendevo dire... Scusate. Scusate, avevo organizzato sta scenetta deficiente. Volevo fare sta strozzata. Sì, vabbè, sì, infatti me l'hai dato una trambata nella testa, ma vabbè, lo stesso. Io ti perdono, femmina. Scusa. Le Mary, grazie per gli 8, Graziella, grazie per i 7. Ma la bet dovrebbe stare ancora andando in teoria, perché ho messo 5 minuti di tempo in teoria. Sì, la bet c'è ancora, tra l'altro, ancora attiva. Comunque, voi ridete e scherzate,
Però ragazzi, io seriamente mi sono strapreso di quel gioco. Cioè, mi sto divertendo Papere, come un matto. Indossa una maglietta bianca, è chiaramente in pericolo. Io mi sto divertendo troppo con Baldur's Gate, ragazzi, perché puoi fare qualsiasi cosa. Puoi fare di tutto. Cioè, letteralmente c'è un tizio che su YouTube sta facendo l'agente 47 e uccide la gente. È troppo divertente. A parte il fatto che comunque Mimmo, grazie per gli 11, Martino. Ma Baldur's Gate è tipo D&D, ma la storia è un po' lunga da spiegare. Però la cosa divertente è che puoi fare tutto. Cioè, letteralmente c'è una scena dove lui si mette tipo a suonare il violino e avvelena la birra dei goblin e li ammazza tutti. Naturalmente, io che ho fatto il mago, quindi io sono basato su intelligenza e saggezza, non sono né stratega né furtivo, andrò lì e gli infilerò una meteora su per il culo, come naturalmente mago vuole, quindi voglio dire. Poi ragazzi, comunque, voi scherzate, ma i dialoghi per rimorchiare i personaggi fanno morire da ridere. Cioè, letteralmente ti puoi rimorchiare tutti i personaggi. Solo che fa ridere perché il metodo di rimorchio è basato sulla classe del personaggio che stai rimorchiando. Cioè, tipo, se rimorchi l'elfo, ti dice frasi tipo: ah, sei bellissima al chiaro di luna. Se rimorchi la chierica, ti dice: è stupendo stare con te per la mia fede. Ieri, voi avete scelto Inscription. Voi avete scelto Inscription. Mattia, grazie per i due patatino. Ieri vi siete persi una linea di dialogo fantastica. Perché Marino, grazie per i 25 patatino. Cioè, ieri mi ha provato a rimorchiare la Barbara, che è lì la Tiefling, quella con le corna, che è classe barbaro. E da buon classe barbaro qual è? La sua frase, la linea di dialogo, e non sto scherzando, questa è stata letteralmente... La linea di dialogo è stata: Dio, no, per gli dèi vorrei cavalcarti fino a farti raggiungere le stelle. Questa è stata la linea di dialogo. Io sono esploso da ridere. Mistral dottoro, grazie per il... Io sono esploso da ridere. Giustamente, lei è classe barbaro. Che cazzo vuoi che ti dica? Vorrei portarti al chiaro di luna. No, scusa. Lei è classe barbaro. Ti dirà: ti voglio cavalcare fino a sfondarti l'uccello. Ti dirà così, scusa, voglio dire. Se faceva, non so, classe chierico, avrebbe detto: ah, voglio dire. Vol, grazie per i 10. Però mi ha fatto morire da ridere. Quella linea di dialogo è stata bellissima. Comunque, al di là di ciò, ma è per fare delle chiacchiere, perché mi sta facendo morire da ridere quel gioco, non peraltro. Al di là di ciò, dunque, ho preparato 2600 video, vabbè, ce ne sono una marea, controlliamo che quelli che ho messo siano poi giusti, perché altrimenti... Allora, abbiamo il prova a non ridere... La bet direi che è conclusa, quindi direi che ci siamo, i punti sono stati distribuiti, io direi che possiamo partire. Sassoduro, grazie per i 5 palatino. Concentrazione! 3, 2, 1, via! Daniele doesn't matter, benvenuti ad una nuova try, not to laugh challenge. Episodio 73, datemi la corona, è tornato il re. Natale, segnalando armi, do la sfida arti. Ok. Young Moro, prima volta, spero di farti ridere. Dai, Dani! Dai, Moro! Come si dice gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre? Carerà Yuyoni, 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月. Ah, ma ci rogazzo! Cogaz. Che mese siamo, scusi? Oggi fa freddino per essere in Cogaz. Hello there. Non ci sono più i Cogaz di una volta, ragazzi. Non ci sono più i Cogaz di una volta. Andiamo avanti. Damn. Era quasi una risata, Danny, te lo dico.
mi spiace, Danny, i ciccioni che volano di faccia sul reparto ortofrutta a me fa ridere. Cioè, io non capisco questi video dove c'è sempre la solita persona in sottofondo che ride, ma perché? Dovrebbe far ridere di più? Sì, effettivamente la risata aiuta. Cake a Pocchia 00, salve Dani. Merda, ma che botta gli ha tirato! Cioè, porco due, gli ha mandato la testa in una backdoor, cioè... Porca pure, gli ha mandato la testa in un'altra dimensione! Gli ha spostato il teschio! Va bene anche così, non è? Gli ha curato sicuro la scoliosi e la cervicale. Oh, Missis 27. Ciao Dani, spero che almeno con questo video compaia nel video. Spero che almeno con questo video compaia nel video. Si vuole bene. C'è un po' di confusione in testa, eh. Comunque anch'io ti voglio bene. Vietato insaporire i piccioni. Non bere il caffè con coltello e forchetta, vietato defecare fiori. Premere il bottone per ricevere pancetta, vietato andare in acqua con le spalle quadrate. Alce indistruttibile, niente torte, in caso di emergenza moonwalk verso l'uscita. Attenzione, un serpente su tre morde. Vietato giocare a dadi con gli scoiattoli. Fauna litigiosa, sculacciarsi mentre si portano scatole, applaudire la medusa, cervi che saldano oche, nascondere una patata, urinare nel passeggino, cervi che saldano oche, barbecue per grassi, fare un buco in un bambino. Se vedi qualcuno annegare, lol. No, se rido per i commenti non vale, ve lo dico, eh. Non è un genere di comicità che mi fa impazzire. No, a me dipende, è carino. Cioè, alcune sono state veramente... È iniziato lento, ma poi più si accumulavano, più diventava fatale. Con la musica, però devo ammettere che alcune erano delle bombe. Infamous Outlaw 90, best friend forever. Ecco la definizione di problemi di fiducia. L'abbiamo già visto, ma... Ma non è vera questa cosa, dai. De Biasi, buon Giovanni. Buongiorno, Daniele. No, zio, no, ha fatto malissimo. Cioè, mi stava venendo anche da ridere, ma il dolore ha superato l'ilarità. Cioè, il dolore ha abbondantemente superato l'effetto euforico della... Cioè, no, no, cioè... mi ha fatto malissimo! Ho provato un dolore indescrivibile ai coglioni, cioè... Never, grazie, Marino, è palatino... Io spero gli abbia preso poi il buco del culo, almeno non è più vergine analmente, piuttosto che le palle, perché sennò questa qui è diventata una signorina, cioè... Però, la scimmia... Voglio dire, la scimmia non è il massimo... Per il momento c'è una prevalenza di video basati sul dolore. Beh, però... Highway, il fresco di zona. Olha meu cabelo como tá, olha, olha meu cabelo como tá. Meu barbeiro tira a onda, me deixou na ré. Olha meu cabelo como tá, olha, olha meu cabelo como tá. Meu barbeiro tira a onda, me deixou na ré. Meu barbeiro tira a onda, me deixou na ré. Olha meu cabelo como tá, olha, olha meu cabelo como tá. No, non credo di aver capito. Bravissimo, lui. Non credo di aver capito quello che ho appena visto, più che altro. Sì che spacca. Ugo giro la pasta, ed ora chi glielo dice? C'è qualcosa che vorrebbe dire al sindaco? Bene.
Hello there. Shari, grazie per i 23, Baladino. Mi al sindaco. Mi no. Sarà contento il sindaco. Abbo 95, assunto. Quando al colloquio di lavoro ti dicono ti stai giocando il posto, mostraci cosa sai fare veramente. Figo. Giustamente ci stiamo avvicinando alle vacanze di Natale. È tempo di bronzare, effettivamente. I video sono in stile vacanze di Natale. Alex Balubo. Ciao Dani. Ciao Alex. Oh. Che gol ha fatto, ragazzi? Andrea, mucca, Andrea. E il bambino non ha detto beh. Lili 3. Per forza non si riesce a parlare con la bocca sfondata, quindi sì, minchia, le ha fatto veramente un lifting facciale. Geeky, Miki, grazie per i sabbatini. Sai, nada, trova pace nella tua vita. Non riuscirò mai a comparire in un tuo video? Hello there. Vabbè. Sì. Luke the Stone 83. Il bacio e l'apostrofo rosa. I'm old enough to face the dawn. Just call me Angel. Andre, io sono in classe con Novax, vegani estremisti, femministe estremiste e fanatici religiosi. Io non so cosa fare, comunque vi voglio bene, minore 3. Palatino, mi spiace, d'altro canto, ma scusa, sei sicuro di esserti iscritto bene? Guarda che le scuole per disabili, devi fare un'iscrizione tu, non è che sono... Ma poverino, era solo... Sì, a parte il poverino, ma poi che pizza gli ha dato? Un bacio sulla guancia. Xdat Lampione, per me una L, grazie, sto ancora piangendo. Va bene, vuoi alzare le aspettative? E alziamo le aspettative, tutti giù per terra. Ma siete un po' ciecati. Sì, ragazzi, ma siete tutti ciecati? Ma come il cane? Dove il cane? No, non l'ho visto, voglio vedere il cane. Dov'è il cane, scusami? Mi stava facendo ridere il cane. Ma ragazzi, scusate, ma perché nessuno vede una... Scusa, ma perché nessuno vede una gigantesca linea gialla per te? Cioè, ma scusa, ma come fanno a non vederla? Ma è abnorme. Cioè, cazzo, è una linea larga come un palo dell'alta tensione. Ma come fanno a non vederla? Stai ancora piangendo? Per questo video di merda! Durante le 3 Not to Laugh Challenge allora esplodi con i video che seleziono che sono oggettivamente più belli. Comunque questi sono gusti, a me non è piaciuto. Da 0190... Beh, effettivamente non è che fosse così tanto esilarante. 8-3, bella la barca. E anche oggi... Porca puttana. Oggi la barca la prendo domani. Porca puttana. Bella.
Sì, ma mi è venuto in mente l'altro giorno che ho messo a ripetizione la testata. Hello there. Edu, grazie per i tre, Palatino. Non so se vi ricordate, voglio dire, il momento altissimo. Il bambino l'ha presa bene la barca. Se ci va, entra. Quando avevi la febbre, la mamma doveva metterti la supposta. So già dove va a parare. Non può entrare. Entra. Non entra. Entra. Non entra. Entra. Non penso proprio. Io vorrei beccare. No, io vorrei sapere più che altro la persona che ha inventato le supposte che tipo di disfunzione cerebrale aveva. Ma neanche quelli che le compravano, anche quelli che le compravano, ma specialmente chi le ha inventate. Cioè, chi è la persona che oggettivamente nel suo laboratorio di ricerca della sua casa farmaceutica si è svegliato una mattina e ha pensato: perché non far prendere le medicine tramite buco del culo? Voglio dire, d'altro canto abbiamo solamente la bocca in endovena per epidermide. Perché non creare delle medicine che si infilano su per il culo? No, sarei curioso di sapere chi l'ha inventata e perché. Cara, quello che ha inventato le supposte ha detto: ah, i bambini fanno fatica a ingoiare le pastiglie, infiliamogliele nel culo. Sì, l'effervescenza, capisco che... oppure semplicemente spezzettarla, ma no, ma... E siamo giunti agli ultimi video di questa puntata. No Juice 1668, XL, grazie della maglietta. Adesso vediamo, adesso vediamo. Quando cercano di rapinarmi. Dammi il portafoglio! Dammi tutto quello che hai, idiota! Potere del cristallo di luna! Vieni a me! Avete presente la tra... Questa è semplicemente la rappresentazione esatta di come funzionano le trasformazioni in Sailor Moon. Perché quando Sailor Moon deve iniziare una battaglia, no? Non è che inizia la battaglia e basta, no, no. Mentre il cattivo sta sparando un laser, un'onda energetica, mentre il cattivo sta per accoltellarla, lei ferma il continuum spazio-temporale, ferma il tempo e fa potere del cristallo di luna! E tutto il tempo si ferma e il cattivo rimane così. E lei fa tutte un quarto d'ora di trasformazione, poi trasformata e la battaglia riprende. Quindi questa è la presa per il culo, come per dire, se la trasformazione di Sailor Moon fosse applicata alla vita reale è una delle cose più brutte e allo stesso tempo più geniali, allo stesso tempo più belle che abbia mai visto. Sì. Andre, se hai già visto un video e non hai riso, tipo quello del bimbo che batte la testa, se lo riguardi e ridi vale lo stesso oppure no? Se lo riguardi e rido vale sì. Hot Football 3152, te lo consiglio, metodo efficace. Hey, did you guys know you can wear diapers whenever you want, like even as an adult, like no one can stop you, you can wear them under your clothes, they're discreet, nobody will... Nobody will know. Che schifo. Valutiamo, che schifo. Che schifo, e vabbè, metti che io adesso lo indosso, vado alla Conad a comprare un po' di pesce, non so, un po' di macinato dal macellaio, mi dia 2 chili di fiorentino.
Ah, grazie, 2 chili di proteine. Che poi, tra l'altro, per noi uomini è molto più complesso cagarci addosso o cagare in generale senza fare il minimo rumore. È incredibile. Cioè, noi uomini non riusciamo a cagare senza fare, senza non fare rumore. Gigino, grazie per il set, per l'attivo. Cioè, le donne si siedono nel cesso, fanno tipo pi e viene fuori lo stronzo. Noi uomini ci dobbiamo sedere e cominciare tipo a cercare di raggiungere il Kaioken livello 10 o cercare di raggiungere il nuovo stadio di Super Saiyan per riuscire a fare lo stronzo. Cioè, quelli che... con la vena qui a Y che comincia, che cerca di far passare 12 ettolitri di sangue al secondo perché la pressione sta salendo a minimo 450, massima 1800. Effettivamente si può passare è che mangiamo poche fibre noi uomini, è questo il problema. Noi uomini mangiamo molte schifezze, poche fibre, quindi quando caghiamo ci mettiamo più impegno, modo indiscreto. Hai ragione, tra l'altro le femmine non cagano, tra l'altro hai ragione. E anche Nomi mi dice sempre che non caga, perché gli ho detto io di non dirmi che caga, non voglio sapere che caga. Rinaldo Clem, non è più venerdì senza Traino to Love Challenge. Un bacione alla mamma, California, e speriamo di vincere sta maglietta. Il mio cane cieco ama guardare questo film. Non è quello del divano che sbatte, no, perché quello è un altro. Capita, il mio cane cieco ama guardare questo film. Era girato dalla parte del muro. Perché è cieco, quindi non sa dov'è la televisione. Dai, non me le fate spiegare, cazzo! Cioè, voglio dire, già è difficile! Simpatichino. Terz'ultimo video di questa puntata. Gabri Monte. Ciao Dani, punto d'un simpatichino, resto umile, ti voglio bene. Ah! Eh no, qui niente, ma non ce l'ho fatta. Scusate, mi sono immaginato la nonna che cercava di entrare e gli ha sfondato la porta in faccia. Me. Ah! Guarda che botta da! Come bam! Ah! Me! Ah! Me! Non so perché mi sono immaginato tantissimo la nonna che mi stava portando il cesto dei vestiti e lui ha sfondato la porta. È sempre la porta e c'è la nonna morta per terra col naso rotto così. Oddio, che puttanata, vacca madonna. Allora, vabbè, queste sono le vostre sub, giustamente, quel che è giusto è giusto. Vaffanculo, oggi non volevo proprio ridere, oggi volevo resistere, vai a cagare. Hello there. Allora, vabbè, il pronostico ha scelto il sì, ma naturalmente ne facciamo un altro perché non abbiamo nemmeno finito il primo video, quindi voglio dire, cioè, 2 minuti di tempo, vai. Hello there. Affanculo, grazie a me stesso per le sub, woohoo, grazie Andrea, dai, cazzo, grazie Andrea. Hello there. Oddio santissimo, vaffanculo brutto tricheco maledetto, mi hai fatto ridere, ti venisse un bene. Io sono abbinato, sì, Crowell, sei abbonato, lo sei. Hello there. La tua anima è mia e anche il tuo cazzo. Top Donator, Top Donator, sto cazzo! Andrea, grazie per i 13, Valentino, bentornato tra le papere armate. Hello there. E ora dammi il culo immediatamente. Oggi ce la provano a ridere, no. Oggi sto facendo il prova a non piangere. È un'alternativa. Vedo solo video tristi. Devo provare a non piangere. Mi piace come idea. Un venerdì sì, un venerdì no. Faremo il prova a non piangere. Vedevo solo video di tragedie, persone che soffrono, persone che cominciano a parlare dei loro problemi. E noi non dovremmo piangere. Zexno, grazie per il 19. Palatino, grazie per... Dovresti farlo. Ma guarda, mi scasserei i coglioni, sinceramente, in una maniera incredibile. Perché
Ti dico la verità, cioè, anche perché la vita è troppo breve per piangere, non ho voglia di piangere. Non ho voglia. La vita è troppo corta per sprecare tempo a piangere, quindi non... Ma tu non piangi manco se muore il cane? No, se muore il cane rido, lezzi, stai sbagliando, cioè questa è la differenza. Se muore il cane rido, quella è una cosa comica, non è una cosa triste, scusa. Ma poi dipende il modo, dipende in che modo è deceduto l'oppide, capito? Dipende in che modo decede l'oppide. Cioè, nel senso, se decide perché si strozza con un pezzo di pollo, poverino, no, fa ridere, poverino, mi dispiace, perché poverino soffre, soffoca, poveretto, non mi sembra carino. Se invece muore perché si inciampa per le scale e si spacca il collo rotolando, sì, quel cazzo. Oddio. Dunque, a posto, perfetto. Ora sono ottavo. Vaffanculo, Twitch. Vaffanculo! Adesso finiamo di vedere il video. You fucking bitch! Non più dry farfalloni amoroso. Notte giorno. Non pensavo ci fosse il continuo delle sportellate. Ogni giorno girano. Ma lui ha una mossa più potente dell'onda energetica. Penultimo video, formiche rosse e irritanti. Pacciani fanpage, triste ma vero, soprattutto leggendo il mio nickname. C'è bisogno di una fanpage di Pacciani? Io che ho... Lascia perdere. Ho finalmente perso la verginità. Se vinci questa, fino alla fine del video, riceverai 5 sub. Perché 5 sub? Perché lo voglio io. Non hai letto, sì che ho letto. Sì che ho letto. Grazie mille per il ciclo, Uele, grazie mille. Allora mi impegnerò a vincere, grazie mille, Palatina. No, l'avevo già letto il video, stavo cercando di non ridere. Ando morendo. Tra l'altro anche... Sempre, non c'entro un cazzo, però devo sempre ridirlo. Tra l'altro anche in Baldur's Gate c'è un dialogo simile. C'è un goblin, se prendi il percorso per diventare malvagio, c'è un goblin che ti dice tanto la necrofilia tornerà presto di moda. Se fai tipo il personaggio malvagio... Ho un'insana passione per il cattivo gusto, non ci posso fare niente. No, questa era bella, che cattivo gusto. Niente. E siamo giunti all'ultimo video di questa puntata. Cadrò nel finale? C'è solo un modo per scoprirlo. Shing86, un trucco per realizzare video promozionali con pochissimo budget. Cazzo, l'ho già visto, porca troia. From fools and from sages. You know it's true. Carlo per la per 25. Conoscevo già questo tipo di meme, ma non mi aspettavo che avesse la fotocamera frontale attiva. Bene ragazzi, il video di oggi finisce qui. Il problema è che noi ne abbiamo un altro da vedere. Ciao, sono Daniele Dasselmatter e benvenuti con like su Tati. Io lascio questo video, iscriviti al mio canale e partiamo. Io un 26esimo, ciao. Che è successo l'audio, Danny? Hai messo l'audio da radio? Come avrai notato, la mia voce ha questo effetto. Ciao, sono Daniele, vengo dallo spazio. Perché purtroppo durante la registrazione del video non mi sono accorto di aver urtato il tasto che attiva questo effetto.
Sì, non è che aiuti, ma... La mia voce sarà così per tutto il video. Tranquilli, i video all'interno si sentono bene. Poteva andare peggio. Potenzialmente avrei potuto avere questa voce per tutto il video. Buon divertimento. Non me l'aspettavo. Mi ha preso in contropiede, non me l'aspettavo. Cioè, il bambino si è messo a piangere perché il fratello gli ha fatto un dispetto e la mamma o il papà non ho visto, gli ha dato un coso lì, come si chiama, un mestolo per darglielo. Cioè, questo potrei essere io da padre, tranquillamente. Simpatichino. Samuele Pilo 00, il rumore mi fa morire. Cioè, ho visto un cane volare. No, è partito il video, ho visto un cane volare di faccia. Cioè, ragazzi, che cazzo, ma sei scemo? Cioè, ma il video è partito. Cioè, non è partito. Mezzo secondo ho visto un cane volare. Ma che cazzo, cioè. Evi, grazie per il tuo palatino. I know. You didn't just do that. Francesco, grazie Francesco per le 5 sub giftate, grazie mille di cuore, Palatino, grazie mille di cuore, ti amo, ti mando un bacione, muah. Grazie mille di cuore, Francesco. Non ho capito, ma è stato il cane a schiantarsi. No dai ragazzi, io non posso sentire Danny che parla così, però Cristo Dio, cioè, porca puttana, la difficoltà è doppia. I know. Grazie Francesco, grazie mille per i 5 sabbetti. Ma che botta tira! Un nome strano. Dario, che cazzo fai? Pov, il mio 2022. Arriva il ketchup! Hello there. Mica dura oggi, eh. Anche perché potrei tranquillamente essere io questo, praticamente, quindi... Dario, ma secondo te? Dario, ma secondo te? Dario, ma che cazzo fai? Un nome strano, cos? Cosa si aspetta? Hello there. Non è stato neanche la coca, è stato il verso che ha fatto. È stato il verso che ha fatto. Hello there. Cosa si aspettava mettendo un caricatore di Mentos nella Coca-Cola? Mastercard 2021 Dani, sei un grande, mi fai sempre ridere. E con questa voce è difficilissimo. Ha detto inizio video, Audos. Inizio video ha detto che per sbaglio, prima di registrare questo video, ha premuto il tasto che gli ha modificato la voce e non se ne è accorto. O The Black, grazie per i 2, Palatino. Il simpatichino, dai. Ti ringrazio, ma il simpatichino lo mettiamo se solo merita. Che cos'era questo? No, ascolta, no. Cioè, io però non posso, cioè... Cos'era quel... No!
fatichino. Ensmel 96, quando inizia... Che fatica, ragazzi, che fatica. ...cantare non ricordi più il testo della canzone e allora parte la rima baciata. Sei la mia donna, porca donna. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di to... Mi veniva da ridere perché nella mia testa era già partita la rima prima ancora di sentirla. Sì, esatto. Stelvius 93, non è cosa dice, ma come lo dice. Quando rimorchi una ragazza in discoteca, la porti a casa, ma poi ti dice che si chiama Antonio. Sono d'accordo, ma se non faccio così, regà, ma va bene, dai, rompimi il sedere, ci sta. Ha fatto un attacco perfetto. Boh, ognuno c'ha i suoi gusti, già che era lì. E l'hai portata a casa, cosa vuoi fare? Siamo in ballo. Sarebbe meglio se tu lo rompessi a lei. Vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Balliamo. Gino Pasticcio, non trova che è una giornata stupenda? Ah, buongiorno. No, questo lo conosco già, quindi... Signora, non trova che è una giornata stupenda? Vaffanculo. Dal 25 novembre al 7 gennaio, fai entrare la dolcezza nel tuo cuore. Cristo Dio, che fatica. Avevo già visto sto video da TikTok. E anche oggi rischiamo il ban. Royal Papa. Uè, Dani, ho capito come si caricano i video, dai. No, no, lo sapevo, ho messo muto prima. Vabbè, complimenti, ci sono volute 40 puntate. Si caricano i video, dai. Vabbè, complimenti, ci sono volute 40 puntate. Che sei scemo, ridi da solo, Danny. Ma cos'è, scemo, si fa le battute? Beh, poi io non posso criticarlo per questo, perché d'altro canto io le faccio continuamente, rischio di continuo, quindi... Mi sa che la maglietta me la devo spedire da solo. Paolino Paperino ti ha appena tamponato con quel cesso di 313. Togliamo un coltellino. Gli togliamo il sederino. Molto, molto bene. E con tutta la camicia. Via. Oggi, madonna mia. Il verso del papero è quella chicca che ti fa esplodere. Galva 6. Poche idee, ma ben confuse. Amici, oggi vi presento l'acqua. Lo sa perché? L'acqua è soccoma le persone. Mezzo pieno e mezzo basso. Il mezzo pieno è sempre a testa alta chi esce. Perché noi non abbassiamo mai niente da nessuno. Gente che rompe le palle dalla mattina e sera, loro hanno la testa bassa perché loro rompono le scatole all'altra gente. E tutti questi, noi siamo sempre a testa alta. Viva l'acqua a testa alta, amici! Amici, viva l'acqua a testa alta, amici, viva l'acqua! Mai nella mia vita avrei pensato di urlare viva l'acqua in live. Comunque non per dire, ma questo è il classico tizio che ti presenta l'amico che conosci. Ho un amico che è single, te lo conosco e tu da ragazza ti fidi e dici sì, va bene, presentamelo, di solito è quello.
Viva l'acqua! Se questa fosse stata la Trino to Laugh Challenge alcolica, sarei morto. Elmo, want your butt for two. Te lo conosco, è una lingua alternativa. Te lo conosco, funziona. Scendi che piscio il cane, scendimi i piatti, alzami i piatti. Te lo conosco. Sono quei tipici frasi dialettali. Samurosita, grazie per gli otto, Ballatino. No, questo video, Cristo Dio. Fortunatissimo. Porca troia, questo video. Nel dubbio Lipari. Sempre Lipari, grazie per esempio. Semmai esci il cane che lo piscio. L'avevo già visto, ma non aiuta. Non so per quanto tempo riuscirò a resistere ancora in questa puntata. Back Soul, prima o poi riuscirò a farti ridere. Scusami, Aro, grazie mille per i cirpa. Tira, ero un attimo concentrato. Ma gli animali sono meglio delle persone, loro fanno volare i loro piccoli nel culo ad altri esemplari adulti. Io dovevo prendere esempio dagli animali. La catapulta. Lancio dello spec. Come la catapulta. Vale France, ci provo con Ciccio. Se Ciccio ci sta, avete la mia benedizione. Non ho potuto fare i compiti perché ieri è entrato un ladro in casa mia e ha ucciso tutta la mia famiglia. Prof di matematica. Condoglianze vivissime. Però a me... Cioè, a me... Tipico dei professori di matematica, senza cuore. Io devo andare avanti col programma. No, ma in realtà più che quello sembrava... Sai cosa sembrava? Quando tipo tu stai parlando con qualcuno che magari non vedi da tanto tempo, lui ti vuole raccontare vita, morte e miracoli, tu a malapena ti ricordi chi è quella persona e non ti frega un cazzo di parlarci, e ogni frase che ti dice tu rispondi con che ci vuoi fare? È così, oggi è così. Oggi vai in giro un attimo, lo stai attento, sì, l'ho letto ieri sera. Guarda, lo dire, anche successo anche a mio padre. Un attimo, giri l'angolo proprio su. Lionel Fessi 45, una storia davvero triste, davvero davvero triste. Perché l'orso ha un occhio? All around me are familiar faces. Che fatica. La necrofilia torna. Hi. Che significa? Poi te lo spiego. C'è del genio.
Dannato nome utente, ho scaricato Reddit solo per te. First try. Si spera in un simpatichino. Ciao Dani. Cos'è, una compilation delle frasi più dette nella Try Not to Laugh Challenge? Pov, hai 5 anni, sei ricoverato in ospedale per una banale influenza e vedi entrare gli Avengers in stanza. Bene. È giunta la mia ora. No, vi prego, le battute sui malati terminali no, perché... Simpatichino. White Wise, secondo tentativo, speriamo nel simpatichino. Bob, sei in macchina con la tipa rimorchiata ed entri in una stradina appartata al buio. Prendi questo e capirai tutto. Che vuoi che faccia io con quello? Voglio che lo ciucci. Ciuccialo tu! No, lo devi ciucciare tu! Io non lo ciuccio quello! Ciuccialo! Non so dove sia stato! Non importa dove è stato, ma dove può portarti. È così che ho rimorchiato Naomi. Andiamo avanti. Simpatichino. Blue Skies 07, A Star is Born. Hello there. A un aeroporto una guardia che controllava i passeggeri disse a un uomo: Terminal? E l'uomo disse: Sì. Tra 2 mesi. Bob, grazie per l'euro, però Bob non ti conviene farmi ridere coi messaggi, perché se mi fai ridere coi messaggi dopo io mi libero e non, la bet non vale, perché devo ridere solo con i video, quindi io te lo dico, però grazie per l'euro ovviamente. No ragazzi, sto morendo, sto soffrendo ragazzi, sto soffrendo, cioè c'ho le lacrime ragazzi, ho le lacrime agli occhi, sto facendo di tutto per non ridere, ve lo giuro, cioè mi sta salendo la pressione, cioè io ve lo faccio rivedere ma... Cioè non è riuscito neanche a partire. Irmine, simpatico. Porca troia. Chino, Bob, io con il culo della mia ragazza. Sempre molto finire. Già il titolo mi fa ridere. Affinati, eh. Resisti. Le 5 sub ti aspettano. Ci sto provando, Crower. Grazie per il giro. Metà a me e l'altra metà la mangio ancora io. Mi sembra giustissimo, ovvio. Mi aspettavo tipo una cosa più delirante, tipo lo apriamo in due, però anche così può andare bene. Mi aspettavo una roba tipo lo apriamo in due e a quel punto avrei dovuto fare molto più fatica. Che cazzata. Kratos 2066, a parole siamo bravi tutti, quando lei ti chiede le dimensioni. Pesa 5-6 kg. Ha una carne tenerissima e molto delicato e si presta a fare delle cose strepitose. Io come al solito poi me lo reinvento, me lo sbatto, come si dice, contro il muro, strucinato per terra, lo faccio insomma come mi pare. Ognuno col suo.
anni, sei un grande, ma riuscirò a farti ridere in questa vita o nell'altra. Aspetto che cresce. Keep calm, grazie per i 4. Per farmela o me la scopo pure se è il 2009. A parte che il 2009 è un po' vecchiotte, comincia già ad avere 14 anni. Vedi un po' tu. Terz'ultimo video per questa puntata. Rastrello il bello. POV non è un POV. Lui, amore, questa è la mia prima volta. Lei. Basta con gli schizzi! Gli schizzi hanno rotto le balle! Ok. Ok? Ok. Vai. Bebè, secondo te! Miglia, Borgatoria, se fosse così la prima volta di un uomo rimane traumatizzata a vita, Cristo, gli ci vorranno 12 anni dall'analista per recuperare, porca puttana. Se fosse così la prima volta, cazzo, fa prima tagliarsi il pisello uno e rimane scioccato per sempre. Marica, onesto. Quale dei tanti meme relativi a questa foto, eh? Dio, che mostro, Dio, che... Ciao Andre, volevo dirti che ti voglio tanto bene e mi fai stare più leggero. Che carino, grazie Valentino, sono contento di essere come il Philadelphia Light, grazie per l'euro, ti mando un bacione. Raga, non me l'aspettavo così, cioè non mi aspettavo diretto Dio Khan, che mostro Dio merda, cioè ve lo giuro ragazzi, non me l'aspettavo così, mi ha preso... Mamma mia, povero disgraziato. Benvenuto tra noi piccolino. Quando nasce un figlio, nasce anche una mamma e un papà. Nulla è più bello di una nuova vita. Auguri a tutti voi. Ora che mi viene in mente, mi sa che l'avevano già sentito quest'audio, ma me ne ero completamente dimenticato. È la prima volta che l'ho sentito, ho tipo detto, e qui si denota la differenza tra uomini e donne. Riso, no, se avessi riso avrei fermato il video, avrei giftato le sub. Il nonno è stato rinchiuso in cantina dalla nonna. Ancora imbattuto, ci avventuriamo verso l'ultimo video di questa puntata. Vibrio Celerei 97, non mi arrenderò mai. Ma infatti non dovete arrendervi. Qui non ci sono sconfitte, solo occasioni per un nuovo tentativo. Oh, sei tornato da lavoro e tua moglie ti fa trovare un'insalata per cena. E giù, botte da Orbi. Anche per lato, eh? Controlliamo. Stavo per scoppiare. Forse è stata la trainatura. Porca troia, che fatica ragazzi, che fatica. Comunque direi che possiamo considerare il pronostico no, se stavolta ce l'ho fatta, ma devo dire siamo andati veramente vicini, ma veramente vicini. Non so come ho fatto a trattenermi in alcuni, io ve lo giuro, non so come ho fatto a trattenermi in alcuni. È stata un'impresa inenarrabile. Ve lo dico, Growell, grazie, Growell patatino, grazie mille di cuore per i 5 sabbetti, grazie mille di cuore patatino, grazie mille davvero, sei un tesoro, mua, ti prendo a sborrate in bocca, grazie mille patatino, grazie mille di cuore. Vabbè raga, ho capito, avete perso punti, tanto li guadagnate solo stando in live, cioè voglio dire, non è che... Ve li farete la prossima settimana o semplicemente un altro giorno che faccio una bet, tanto li guadagnate stando fermi qua, non è che... Una gran fatica. Comunque mi fa piacere che siate sempre ludopatici. Nel 2024 voglio battere il record. Riepilogo 2023, abbiamo puntato 450 milioni di punti. Nel 2024 voglio arrivare almeno 500 milioni di punti fatti e almeno 500 milioni di sub. Ok, giftate le sub subito. Allora, vediamo un attimo. Ho preparato 6400 video diversi.